che siamo sull'Amiata, a 700 metri sul livello del mare, e le strade sono quelle che conosciamo tutti bene, le strade medievali, e francamente è una lotta continua, veramente una lotta continua. Direi che l'unica cosa positiva è che quando racconto ai miei clienti inglesi dove siamo e gli parlo dell'Amiata, del verde dei boschi, 700 metri sul livello del mare, tutti dicono bisogna venga a trovarla. Vengono una volta ma poi non vengono più perché è proibitivo. Un aereo a Roma, un aereo a Pisa, credetemi, è una cosa tremenda. Tant'è vero che abbiamo dovuto aprire l'ufficio commerciale a Novara. Secondo un rapporto dell'IRPET di circa 2 anni fa, le persone impiegate nella provincia di Grosseto nel settore manifatturiero erano di 31 addetti su 1000 abitanti. La media regionale si attesta invece circa le 76 unità. Nel nostro territorio la nostra media supera di gran lunga quella regionale. Questo che cosa significa? Che comunque su una strada che ha una viabilità ormai vecchia di 40 anni, che è quella del Cipressino, insistono un numero importante di persone che tutti i giorni la percorrono per raggiungere il loro posto di lavoro, e anche un flusso di merci e di mezzi pesanti che impatta appunto su questa strada, che non è stata più ammodernata perché l'ultimo intervento di ammodernamento risale al 1985. Un'azienda come la nostra, che comunque reperisce materiale verso fornitori esterni, abbiamo difficoltà a volte e ritardi nelle consegne sia per la parte di carpenteria che per la parte di materiale di energie rinnovabili, che è il nostro core business poi fondamentalmente. Quindi una migliore infrastruttura e un servizio anche autostradale che possa garantire la continuità del lavoro quotidiano ci faciliterebbe e ci aiuterebbe sicuramente nell'attività anche nei confronti dei nostri clienti. Qui purtroppo, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel convincere i politici a migliorare le strade, non c'è stato niente da fare. Lasciamo perdere il tema dell'infrastruttura, perché ormai è talmente, è stato detto, ridetto, e comunque ormai la cosa sembra quasi cronica, no? La prospettiva per un futuro nella provincia di Grosseto è indirizzata, secondo qualcuno, in settori specifici. Investire su più settori è comunque una garanzia di sviluppo, una garanzia per dare lavoro alla domanda che comunque c'è e non viene assolutamente soddisfatta. L'altra questione che per me è molto importante è il discorso della reperibilità dei servizi che purtroppo io ho serie difficoltà a trovarne, sia in quantità che in qualità, soprattutto però in questo caso mi riferisco alla qualità. Noi abbiamo due tipi di problemi importanti: le infrastrutture digitali, perché comunque non c'è la fibra ottica, e noi per collegare due stabilimenti abbiamo dovuto fare un investimento importante per noi anche da un punto di vista economico, per installare un ponte radio, addirittura una struttura militare che fosse in grado comunque di tenere il collegamento fra i due stabilimenti da un punto di vista appunto digitale. L'altro il tema delle micro interruzioni di corrente, perché noi abbiamo registrato dall'inizio dell'anno fino a giugno circa 140 micro interruzioni di corrente. Qui non è mai arrivato niente, c'è la vecchia DSL dove il nostro segnale è bassissimo, ci costringe a disservizi continui, non siamo serviti. Cioè, penso che i primi a dover godere di un servizio del genere siano le aziende, la zona industriale, quindi invece questa è completamente dimenticata. Forse il territorio è un po' evidentemente, chiaramente orientato verso l'agricoltura, e questo comporta appunto una difficoltà da parte dell'industria che si colloca in questo bacino a trovare persone che sono abituate o che hanno uno skilling oppure che hanno una formazione specifica sul cosa significa lavorare in industria. Le difficoltà che riscontriamo noi come azienda manufatturiera del territorio sono, nonostante un alto tasso di disoccupazione giovanile, ovvero soprattutto che colpisce la fascia dai 20 ai 30 anni, abbiamo un disallineamento tra domanda e offerta, ovvero nonostante questo tasso di disoccupazione alto, le aziende non riescono a reperire delle figure professionali da poter inserire al netto di un periodo di formazione nella propria azienda, e questo crea
un mismatch, un disallineamento che comporta comunque una perdita di competitività dell'azienda, delle aziende e quindi del territorio, della provincia. È un'azienda manifatturiera la nostra e qui c'è una grande differenza. Vede, un'azienda manifatturiera, la parola stessa lo dice, si avvale di manodopera specializzata, manodopera che è cresciuta, ha respirato l'aria dell'azienda, ha condiviso il pensiero dell'azienda, per esempio su un rispetto della qualità della nostra produzione. Un'azienda così non si delocatizza. Un'industria manifatturiera si può, a mio avviso, incastonare molto bene in questo territorio, perché non ha un impatto sul territorio e quindi può convivere. Questo è il punto di forza, cioè poter fare un qualche cosa che ti piace in un bel ambiente. Secondo me è stimolante. Meglio farlo qui che da qualche altra parte. Una cultura pronta c'è sempre, perché comunque se una voglia fare impresa la fa ovunque e non viene fermato da niente. È chiaro che a Grosseto ci sono poche opportunità, poche possibilità di vedere le imprese, perché sono convinto che un imprenditore nasce dall'impresa, quindi nasce per emulazione. Non avendoci aziende che possono, diciamo, dare questo esempio, è difficile, però non è impossibile, non voglio scoraggiare nessuno, anche perché dico sempre che un fiore, se vuole nascere, nasce anche in mezzo al cemento.